Ciao, sono Carlo Alberto, creatore e fondatore di MyAccounting.it, il primo servizio di consulenza e contabilità online per piccole, medie imprese e professionisti. Quello che andremo a trattare nel video di oggi è il nuovo regime forfettario. Il nuovo regime forfettario è il regime naturale di partenza per tutti i titolari di partita IVA che possiedono i requisiti previsti dalla legge. Andremo a vedere quindi questo nuovo regime fiscale a chi si rivolge, quali sono i requisiti di accesso, quali sono le cause di esclusione e faremo degli esempi su di calcolo della tassazione. Andremo a affrontare anche un aspetto molto importante che molto spesso ho visto anche cercando su internet non viene menzionato, che è il requisito della novità, ossia la riduzione a un terzo ancora rispetto al nuovo regime forfettario della tassazione per chi inizia da zero e quindi le tasse al 5%. Vediamo insieme a chi si rivolge il nuovo regime fiscale forfettario. Si rivolge a chi inizia una nuova attività e accede al nuovo regime forfettario, ma si rivolge anche a chi ha già un'attività e può, a seconda dei requisiti, accedere al nuovo regime forfettario. Ho detto prima che è il regime naturale delle aziende in partenza, però non è obbligatorio. È ben possibile che, nonostante i requisiti per poter accedere al regime forfettario, un soggetto scelga di rimanere nel regime ordinario. Vediamo quelli che sono i requisiti di accesso a questo regime agevolato. I requisiti di accesso vanno parametrati, ossia vanno commisurati all'anno precedente. Si può accedere al regime forfettario se nell'anno precedente non sono stati conseguiti ricavi o compensi superiori a questo punto io dico varia a seconda dell'attività, perché il regime forfettario è misurato a seconda del tipo di attività che andrai a svolgere. Se nell'anno precedente l'artigiano non ha superato i 30.000, il commerciante non ha superato i 50.000 e il professionista non ha superato i 30.000, può accedere al regime forfettario. Primo requisito. Secondo requisito, non aver pagato dipendenti e o collaboratori per più di 5.000 euro. Terzo requisito, il costo complessivo lordo dei beni strumentali, ossia di tutti quei beni che servono per esercitare la tua attività, non deve essere superiore a 20.000. Quando questi tre requisiti di reddito dei dipendenti e dei beni strumentali sono soddisfatti, è possibile accedere al regime forfettario, quindi all'agevolazione fiscale del nuovo regime forfettario. Però vi sono anche delle situazioni in cui non è possibile accedere in questo regime. Vi sono quindi delle cause di esclusione dal nuovo regime forfettario. Non possono, ad esempio, accedervi quei soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di determinazione del reddito. Perché? Perché nel nuovo regime forfettario non c'è l'IVA. Chi aderisce a questo regime non ha l'IVA, non paga l'IVA allo Stato. Quindi non possono accedere al regime forfettario gli agricoltori, chi gestisce sale e tabacchi, editorie e agenzie di viaggio. Inoltre non possono accedere al nuovo regime forfettario i soggetti non residenti, ossia quelli che hanno una residenza fiscale in un altro paese, a meno che non producano il 75% del reddito in Italia e siano residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea. Quindi, causa di esclusione, soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA, chi i non residenti, chi effettua principalmente cessioni di immobili, di beni immobili, chi oltre all'attività partecipa in società di persone, associazioni professionali o SRL trasparenti, che non sto qui a spiegare, perché se non sai che cos'è vuol dire che non ci partecipa, chi ha superato la soglia di 30.000 euro di ricavi nell'anno precedente. Quindi queste sono le 5 cause di esclusione dal nuovo regime forfettario che non permettono di potervi accedere. Il calcolo della tassazione, quindi andiamo a stringere su quelli che sono poi gli oneri fiscali che dovrai pagare una volta entrato nel nuovo regime forfettario,
dipendono, come ho detto prima, dal tipo di attività che andrai a svolgere. La legge, infatti, prevede una percentuale diversa di ricavi sul quale applicare l'imposta, a seconda del lavoro svolto. Io ho fatto un esempio, il commerciante e il professionista, ma possiamo fare ad esempio anche l'artigiano. Il commerciante applica l'imposta del 15%, 5% se rispetta i requisiti che affronteremo dopo, sul 40% dei ricavi. Il professionista l'imposta del 15% sul 78% dei ricavi. Ad esempio l'artigiano sul 67%, dipende dal tipo di attività. In ogni caso è un caso specifico. Io ho preparato qua due esempi di applicazione del nuovo regime forfettario, prima di un commerciante e poi di un professionista. Ad esempio il commerciante che ha ottenuto ricavi per 30.000 euro andrà a pagare 1.800 euro di tasse. Rispetto al regime ordinario è una buona agevolazione. Il professionista che ha ricavato 15.000 euro andrà invece a pagare 1.755 euro di tasse, di imposta sostitutiva. Questo esempio è possibile farlo con numerose attività, perché numerose sono le percentuali diverse, perché numerose sono le attività produttive. Andiamo a vedere quello che è importantissimo, soprattutto per chi inizia una nuova attività, che è quello che a me piace chiamare il requisito della novità, che comporta una riduzione a un terzo dell'imposta sostitutiva. Quindi addirittura si arriva a una tassazione del 5%, bassissimo. Per poter accedere al nuovo regime forfettario in regime di novità, quindi tassa al 5%, è necessario soddisfare tre condizioni. Non avere esercitato nel triennio precedente all'inizio dell'attività alcun tipo di attività artistica, professionale o di impresa in forma autonoma. Sostanzialmente non avere avuto la partita IVA attiva. In secondo luogo, l'attività, e questa è un po' il caso che riguarda la maggior parte di voi, l'attività non deve essere prosecuzione di altre attività svolta in forma subordinata, salvo i casi di tirocinio e praticantato. Ad esempio, un estetista che è stata lavoratrice dipendente, si licenzia, potrà accedere al nuovo regime forfettario, ma non avrà il requisito della novità, quindi avrà le tasse al 15% e non al 5%. Diversamente, un avvocato che ha svolto il tirocinio o il praticantato potrà avere il requisito della novità. Ultimo punto, che sono i casi in cui le aziende vengono comprate, quindi in caso di cessione di aziende, acquisto di un'azienda da parte di un altro, si rientra nel requisito della novità qualora si prosegue l'attività di un altro, i ricavi compensi di quell'attività non devono superare le soglie che abbiamo visto prima, commerciante 50.000, artigiano 30.000. Quindi questo è importante, il requisito della novità, perché la tassazione al 5% è molto agevolata. Ogni caso è un caso specifico, e cosa posso fare io e cosa può fare il servizio myaccounting.it. Myaccounting.it può valutare la tua situazione, verificare i requisiti di accesso, i requisiti di permanenza e l'assenza di cause di esclusione. Farlo è semplice, basta mandare una mail a info@myaccounting.it oppure registrarsi sul nostro sito www.myaccounting.it per richiedere una consulenza specializzata e personalizzata.